Si possono occupare case, meglio non dar confidenza. Vives qua. Sì, ce la tentiamo e stiamo salendo su un altro palazzo. Ho provato a vivere 24 ore spendendo il meno possibile a Barcellona. Per di più ho visitato anche uno dei quartieri più malfamati, cioè il Raval, sperando che lì il cibo costasse di meno, cosa non si fa pur di risparmiare. Sto partendo per un nuovo viaggio. Sto andando a Barcellona. Sto partendo di notte perché costa di meno, infatti arriverò tardissimo. E in questo video proverò a spendere il meno possibile a Barcellona. Come ho fatto a Milano, cercherò di sopravvivere. Andrò per ostelli. Non sarò da solo, sarò con Simone. Madonna Vale, ma porca ma... Fa freddissimo, però sono vestito poco perché spero che a Barcellona faccia più caldo, e per tenermi più leggero possibile. Da notare la nebbia che c'è. Oltre a visitare la città, visiterò anche il parco divertimenti più visitato in Spagna, cioè PortAventura. Ma perché? Vale! Comunque è vuotissimo l'aeroporto, mi fa un po' ansia. Sembra in orario. Sono sempre stato curioso di sapere cosa succede quando passa la borsa sotto il controllo di sicurezza. A quanto pare niente, tranne qualche puntino bianco, non so cosa sia, forse le radiazioni. Boh. Ma che figata, non pensavo ci fosse l'acqua. Non deve llevarsi l'equipaggio de mano. Muchas gracias. Atterrato, non so minimamente dove devo andare. C'è scritto uscita. C'è un Burger King qua dentro, ma ci sono dei menu che costano 19 euro. Ma che è sta roba? Prima o poi li voglio provare. Non ho ben capito, ma penso di aver fatto un abbonamento mensile per 20 euro. Costava meno del 3 giorni che costava 23,80 euro. Spero sia valido e io intanto comunque viaggio con questo. Adesso mi dirigo all'ostello. Inizio ad avere anche un po' fame, quindi appena arrivo mangio. Dovevo vedermi con Simone, però lui si è perso a Barcellona. E l'ostello ce l'abbiamo a Il Prat. L'ho preso lì perché così arrivavamo subito e dormiamo subito, così domani abbiamo la giornata piena. Lui si è perso per Barcellona, è tipo bloccato da qualche parte. Fa più freddo di quel che pensassi. Non c'è niente qua. L'ostello dovrebbe essere in questo vicolo. Comunque sento delle urla in lontananza, quindi cammino un po' più veloce. Non sembra una zona molto sicura questa qui. Ok, il posto è questo qui. Sembra molto da soldi, ma in realtà l'ho pagato pochissimo. Ci sono anche due macchinette automatiche. Queste con ramen costano 2 euro. Quindi neanche troppo, dai. I due posti letto sono costati 41,30 euro. Per di più è compresa anche la colazione, dalle 4 di mattina, cioè tra 3 ore, fino alle 10 di mattina. Non male per il prezzo pagato, era il più economico in assoluto tra Barcellona e dintorni. Cucina in comune, c'è un tavolone enorme, la TV lì curva, due microondi e tutte le cose per la cucina. Forchette, coltelli, eccetera. Piatti, il bollitore, altri piatti, altre posate, bicchieri, tutte le spezie. Beh, ben fornito. Va lavato tutto dopo averli usati. Sussurro perché tutti dormono. Questa è la nostra camera. Ci sono 6 letti. Queste sono le chiavi. Io sono ancora qui che aspetto Simone. Finalmente dopo 2 ore è arrivato. Dato che si perde ovunque, gli regalo l'AirTag. Così non si perde più. O meglio, lui non perde più le cose. Cioè io non penso posso vedere tu dove sei poi. Servirebbe una funzione del genere. Sì. E Simone mi ha regalato questo portachiavi in cui mettere le proteine in polvere. Sai cosa non va bene? Cosa? Non è Prozis. Lo so. Gli ho chiesto, non ce l'avevano. Tour del bagno in comune. C'è qualcuno? No. Qui ci sono i lavandini, qui ci sono le 3 docce e qui ci sono 2 cessi. Sembra tutto modernissimo, però non danno l'asciugamano e va pagato a parte. Mi pare costi 2 euro. Adesso dormiamo che domani c'è una lunga giornata in cui facciamo i poveri. L'ostello di domani penso faccia schifo, perché già dalle foto faceva schifo, quindi dal vivo sarà ancora più schifoso. Il room tour ve lo faccio fare domani mattina perché adesso c'è gente che sta dormendo. Vi mostro però la mia postazione letto. Ognuno ha uno spazietto dedicato dove può mettere le cose e chiudere a chiave. I letti sono a castello e viene fornita tutta la biancheria, seppur non perfettamente pulita. C'erano infatti dei batuffoli di polvere e delle macchioline gialle sulle lenzuola non molto rassicuranti. E non potevano mancare dei capelli. La cosa positiva è che c'è una luce e una presa per ogni letto, nel quale ho provato ad attaccare più cose possibili, come vedete. E bellissimo il fatto della tendina che dà un po' di privacy. Spegnendo la lucetta poi mi sono messo a dormire. Più o meno. Adesso che giorno vi mostro la camera. Si entra, ci sono 2 letti qua, altri 2 letti qua, e noi eravamo Simone qua e io qua giù. Alla fine è comodo, eh. Non è claustrofobico, c'è la tendina carina. Adesso facciamo colazione, vediamo com'è. C'è un po' di gente per la colazione. Allora, c'è un po' di frutta, merendine tutte confezionate. Questo sembra gordissimo. E anche dei mini muffin. Qui ci sono marmellate, tè, latte e cereali. Per di più ci può fare il caffè con la macchinetta. Questa sarà la mia colazione perché non ci sono proteine. Qui ho fatto un caffè con del latte. L'obiettivo di oggi è risparmiare spendendo il meno possibile e visitare almeno 3 cose tipiche di Barcellona. Questa è la casa Batlló, fatto da Gaudí e dal 2005 a patrimonio dell'UNESCO anche. Il biglietto d'ingresso costa 35 euro, quindi assolutamente fuori budget, niente. Però anche vederla da fuori è carino, gratis. A 5 minuti c'è anche casa
Plaza Milà e niente, un'altra opera di Gaudí. Questa è Plaza de Catalunya, una delle piazze più grandi di Barcellona. Siamo appena stati in questo centro commerciale. Sono tipo 7 piani di roba, tutta super costosa. Adesso invece andiamo verso la Rambla, che è qua attaccata. Siamo attenti agli zaini e speriamo bene. È altamente sconsigliato di mangiare sulla Rambla perché tutto costa di più. Penso andremo verso la boccheria. Per di più quel tipo che sta andando via ci ha tipo avvicinati tantissimo. Secondo me ci vuole inculare la roba. Inizio a vedere delle proteine qua. Tante proteine. Allora, in teoria una mandorla caramellata, gratis ovviamente. Com'è? Buono, dolcissima. C'è tantissima gente, non si riesce a camminare. Però c'è un sacco di cibo. Raga, ma questo qua si muove ancora. Proverei un'ostrica, costa 2,50 euro l'una. O meglio, io provo l'ostrica e Simone prova... Come si chiama? Com'è che si chiamava? Scalo. Proviamo. Proteico. Qui ci sono funghi che non ho mai visto nella mia vita. Paella 18 euro. Il resto delle cose costa di più del solito, quindi andiamo da un'altra parte. L'obiettivo è visitare un quartiere malfamato. Teoricamente, essendo povero, le cose costeranno di meno. Sembra un ragionamento corretto. Speriamo di non morire anche. Esatto. Siamo fermati a parlare con un ragazzo gentilissimo. Io sono 7 anni che sono qua e vivo un po' ai bordi. Qua si possono occupare case, meglio non dar confidenza. Se ti chiamano, lasciali perdere. Se si avvicinano, no, non voglio niente, vai via. Niente, ci ha spiegato un po' come funziona. Noi volevamo visitare il Raval. E lì teoricamente le cose costeranno meno, quindi andiamo lì. Intanto ci stiamo mangiando una banana inchiappettata all'ostello, quindi gratis. C'è questa cosa qui che dovrebbe essere un'esposizione gratuita, quindi entriamo a vederla dato che è gratuita. Si chiama La Cappella. È tutto molto sessuale. Più ci avviciniamo al quartiere e più si sente un po' quel freschino di piscio. Sarà forse suggestione, ma mi ho un po' paura di prendere qua in zona. Ad ogni angolo c'è gente ferma lì che si guarda attorno. E adesso troviamo un posto dove mangiare. C'è uno che mi ha guardato malissimo perché stavo riprendendo, quindi camminiamo più veloce. C'è questo mercatino molto carino di cose usate. Sono tipo le scarpe singole a un euro. Siamo stati attratti da una paella gigante messa per terra che cucinava con una bombola del gas. Mi sento molto imbucato. È tipo un centro sociale qualcosa. Fanno una raccolta fondi e questo veniva 5 euro. Sono tutte persone del luogo e della zona. Sta guardando malissimo. La signora dietro. Più noi due. Non c'entriamo niente, però dovevamo imbucarci. È molto casereccia, è un po' insapore, però voglio far notare che è tipo una tavolata intera e noi due. Dopo aver mangiato ci siamo avvicinati ancora di più al centro di El Raval. Più ci avvicinavamo e più sembrava malfamato. Questo gatto dovrebbe indicare il centro di Raval, teoricamente. È una scultura di Botero. Tutta la scultura pesa più di una tonnellata. È una specie di Rambla meno trafficata. Infatti è mezza vuota, ci sono comunque negozi sui due lati. È praticamente deserto rispetto all'altra. E dato che ci sentivamo sempre più occhi addosso, abbiamo deciso di parlare con una signora che sembrava del luogo, affinché ci facesse un po' da guida. Siamo fermati a parlare con una signora. Meglio non dar confidenza. Valentino. Abbiamo passeggiato un po' per il quartiere e ci ha spiegato un po' la sua vita e quello che era la vita a Raval. Trabajo de 1000 euros al mes. ¿Qué hace con 1000 euros al mes? Paga agua, paga luz, paga comida, paga ropa, peluchería, tabaco. La merda. Allora è stata un'esperienza mistica perché era tranquillissima la signora e super gentile. Mentre passeggiavamo ci spiegava i quartieri un po' più malfamati. Raval, San Antonio, Fondo Seco, barrios bajos. E più camminavamo e più ci sembrava una figura importante nella zona. Stiamo siendo turista, visto? C'è marocchino, pakistani, indio, filippino. San Antonio hai un parco. Tambien vende shabu, mucha mafia di shabu, sai che shabu, no? Sì, è una droga. Una droga che ci ha detto che aveva fatto uso di shabu. Lo provai una vez. Che è la droga che è in voga tra i filippini. Ma non era una consumatrice abituale, perché lei preferiva la discoteca e tienes una raya. Tienes una raya, mejor digo, perché bevi alcol. Venga, va. Sì, sì, una, no, però... Passa, però cada dia droga, no. Ci ha raccontato un po' che è da sola qua, i suoi figli sono invece in altre città, che non ha un'entrata perché è disoccupata, e abbiamo lasciato dei soldi per le sigarette. 3 euro qua, che per sì, tabacco. Sì. Ci ha provato a portare sopra questi palazzi, ma... Mi farà gustare entrare a un piso perché mi deis come... Non ho capito, dove andiamo? Andiamo su un palazzo, in una casa popolare, a vedere un po' cosa... com'è fatto. Un po' strada. Ha iniziato a spingere portoni a caso sperando si aprissero. Arrivano in ascensore, sì. La vece è más grande. Attirando di non poco l'attenzione dei passanti finché non siamo riusciti a trovare questa porta aperta. Tutti i palazzi qua sono vecchi. Vi dirò la verità, mi stavo cacando sotto. Adesso andiamo su a vedere se si riesce a vedere la vista.
Purtroppo la porta, l'ultima porta era chiusa, quindi non si poteva accedere. Ci ha mostrato anche una via, o meglio due vie, in cui solitamente stanno le prostitute. Questa è la calle della scuola. La chica che trabaja nella calle. Avevamo un sacco di occhi addosso. Dopo che ci siamo allontanati dalla signora ci sentiamo molto più osservati. Quindi adesso mi sa che ci muoviamo perché abbiamo tanti occhi addosso. Non so se è suggestione, però sì, meglio andarsene. La curiosità però era grande, per cui ce la siamo giocata pari e dispari. Siamo saliti comunque da soli su un palazzo. Ce la tentiamo e stiamo salendo su un altro palazzo qua della zona. La porta era aperta e sembra molto più distrutto. Ci sono delle signore che stanno urlando. La tensione è palpabile. Un po' pericolante. Ok, siamo sulla terrazzina. Non si vede granché in realtà, perché è pieno di palazzine qua. Si vede anche dentro le case. Bene, andiamo giù prima che ci accoltellino. E il Raval comunque si è riqualificato negli anni, negli ultimi anni. Prima era il quartiere più malfamato, adesso è diventato la mina. E Ale della Giusta ci ha fatto anche un video. Ci sono dei locali molto carini. Non sembra poi così malfamato. Volti brutti. Ci sono un po' tanti volti brutti. Ci stavamo dimenticando però il motivo principale per cui eravamo al Raval, cioè mangiare con pochi soldi. Per cui ci siamo fermati in questo bar che aveva dei prezzi molto abbordabili. Vale all'opera con lo spagnolo. Magdalena di Sucre. Sei più forte di me in spagnolo, non mi piace sta cosa. Triangoli di cioccolata, sì. Quanti soldi saranno? Raga, tutta sta roba, 6,45 euro ho pagato. Abbiamo preso questi che si chiamano fartò. Una fettina di qualcosa al cioccolato, di torta al cioccolato. Questo pane con gocce di cioccolato che sembra una frittella. Questo che dovrebbe essere un dolce spagnolo tipico. E un panino col prosciutto tipico iberico. E mi pare una salsina di pomodoro. Comunque nella boccheria costava 6 euro un assaggino. È molto olioso, non so se sia perché è l'iberico tutto così. Però vedete che c'è l'olio che sta colando e luccica. Non è male per nulla. Provo questi che abbiamo pagato 35 centesimi l'uno. Prendendone tre costava 90 centesimi. È pasta di brioche fritto con sopra zucchero a velo. È pan brioche fritto però, leggero. Mi ha incuriosito questo panino al cioccolato che sembra una frittella. Ve la apro davanti. Dalla consistenza sembra semplice pane. Questo mi pare venisse 90 centesimi. Per colpa dell'inflazione al bar non troverete mai nulla che costi meno di un euro ormai. Anche questo triangolino col cioccolato costava meno di un euro. E ha una glassa di sopra che lo rende molto luccicante. È un mille sfoglie con crema di nocciola in mezzo. Non è Nutella, però è buono. È stato molto intelligente venire in questa zona e mangiare perché il cibo costa molto meno. In centro, prima, in zone più centrali, costava molto di più. Provo infine questo muffin. Mi pare pagato sempre un euro o giù di lì. Ha tutte le mandorle sopra tagliate e non mi ispira tantissimo in realtà. È un muffin molto morbido alle mandorle, come mi aspettavo. Comunque per ora classifica, triangolino, primo posto, poi questo muffin, il fartò e infine il pangoccioli. È finito? Avevo capito il mangio. No, tu hai detto prendo un altro morso. Hai capito che si mangia. Dopo esserci rinfocillati, andiamo a fare check-in nell'ostello in cui dormiremo stanotte. Non prima però di aver visto il monumento più visitato al mondo. È lì? Ho paurissima. Diventa piangere, è bellissima, vale, ti giuro. L'ingresso costa 34 euro, ma noi la vediamo da fuori, quindi gratis. Scherzone, in realtà è un altro giorno, abbiamo pagato 24 euro a testa e entriamo nella Sagrada Famiglia. Infatti, vedendo la reazione di Simone davanti alla Sagrada Famiglia, non potevamo non entrare per vederla dall'interno. Abbiamo pagato 24 euro anziché 34 perché l'abbiamo preso sul sito ufficiale, dove il biglietto solitamente costa 26 euro, ma essendo under 30 avevamo un'agevolazione. Prendendolo da rivenditori e di conseguenza pagandolo di più, viene promesso il saltacoda, ma sinceramente abbiamo fatto qualcosa come 4 minuti di coda e siamo entrati. Per cui vi sconsiglio di acquistarli da rivenditori. Anche perché prendendolo dal sito ufficiale il 100% viene investito nella ricostruzione della Sagrada Famiglia. E penso anche comprando i souvenir che non mi posso permettere. Per risparmiare ho deciso di prendere una Too Good To Go. Qui ho già fatto un video, se ve lo siete persi andate a rivederlo. Allora abbiamo chiesto a 5 persone e nessuno sapeva. Alla fine abbiamo trovato, erano dopo i tornelli quindi bisognava passare il biglietto. E niente, adesso andiamo in ostello e vediamo cosa ci hanno dato. Stavolta lo ostello era in zona Camp Nou perché in centro costava veramente troppo. Ok, questa è l'entrata dell'ostello. È molto più brutta e anonima di quella di ieri. Anche questo ostello ha una cucina dedicata con due frigoriferi e tutto l'occorrente.
sono i fornelli anche a induzione. Allora, questi sono i bagni, ci sono 4 bagni, molto stretti devo dire. 2 lavandini, un altro lavandino là, il sapone, la carta per asciugarsi e come vedete c'è veramente poco spazio. Ho pagato 21 euro a notte più 3 euro di tasse di soggiorno, quindi 24 euro a notte. Avremmo anche la colazione ma domani mattina dobbiamo partire presto, quindi non penso riusciremo a provare la colazione. In realtà adesso usciamo e andiamo a visitare il Camp Nou, che abbiamo scoperto essere attaccato qua, penso 10 minuti a piedi. Quindi toccate fuga e poi dormiamo perché sono morto. Bene, questo è il Camp Nou, torniamo a casa a dormire. Comunque quasi 30.000 passi oggi. Per cena mangio questa fetta di pizza al barbecue, che non mi ispira per nulla, però volevo provarla. E questa paella pagata 4,50, misto quindi con pollo e anche frutti di mare. In più ho preso un Too Good To Go e ci sono capitati 3 panini col prosciutto, quindi top. Allora, nonostante sia del supermercato, ispirano un poco, eh. Adesso scaldiamo i microonde. Non so se si vede, ma sono distrutto. Spero che stanotte riesca a dormire un pochino perché... ieri ho dormito veramente poco. Oggi la probabilità è più alta di non dormire perché ci sono più letti. Proviamo la paella, molto più saporita di quella di oggi pomeriggio. È anche pagata a me. Proviamo anche la pizza. Non ci vivrei di questa pizza qua. Siamo in camera con altre 6 persone, quindi 8 letti in totale. E ci hanno già guardati malissimo, quindi speriamo vada tutto bene. Nonostante l'avessimo pagato di più, posso assicurare che era molto molto peggio dell'ostello del giorno prima. La prima cosa che ho notato erano delle macchie sospette un po' ovunque sul muro, proprio accanto al mio letto poi. E oltre al poco spazio calpestabile in camera e l'assenza delle tendine per la privacy, io che dormivo sulla parte superiore del letto a castello avevo questo buco enorme accanto, ed è stata una fortuna che non sia caduto dentro finendo sopra uno sconosciuto. Venivano fornite lenzuola abbastanza grosse e relativamente pulite, e questa coperta pelosa che non ho osato usare, che avevo deciso di chiamare Jeremy Scotti. Questa era la mia postazione per dormire e c'era la finestra aperta dove entrava un freddo pazzesco, e dove vedete il letto libero si è messo poi uno che ha russato fortissimo tutta la notte, che insieme alla musica a palla che c'era fuori non mi ha fatto dormire. E anche oggi ho dormito zero. C'erano altre persone che russavano, stavolta era tipo un concerto. Comunque sono le 5:10. Andiamo a prendere il treno per Villa Seca e facciamo check-in nell'albergo che abbiamo oggi. Ok, lascio il mio segno anche qua. Il giorno successivo infatti era dedicato a PortAventura, il parco divertimenti più visitato in Spagna, di cui uscirà un video dedicato. Vi anticipo che abbiamo dormito in un 4 stelle praticamente a gratis e ci siamo divertiti parecchio. Ma porca madonna! Più o meno. Detto questo, grazie mille per la visione e ci vediamo al prossimo video.